Capretto buono però. Mi è piaciuto. La cottura secondo me andava bene. Un po' in diretta. Poi quella grigliata finale gli ha dato quella croccantezza. Dolce l'hai preso tu? No. Sapete benissimo che, come si dice sempre, al fianco di ogni uomo c'è una grande donna. Quindi, signore e signori, ecco a voi mia moglie. Sì, sono la moglie del Bordons. Purtroppo a casa mia ormai si cucina solo con il barbecue, mezzogiorno e anche la cena. Quindi ho pensato, tocca anche a me fare qualcosa. Ma non cucino carne perché quello ci pensa mio marito. Quindi ho pensato che potremmo fare un dolce, perché no? Che dolce facciamo? Il dolce degli innamorati. Facciamo un fantastico tortino dal cuore morbido e poi proviamo a cuocerlo sul barbecue e vediamo un po' come va. Allora, che cosa serve per fare i nostri tortini? 450 grammi di cioccolato, noi abbiamo utilizzato quello delle uova di Pasqua dei nostri bambini, quindi abbiamo fatto un po' fondente e un po' cioccolato e latte. 240 grammi di burro. Poi ci serviranno 30 g di cacao amaro, 60 g di farina, 6 uova più 3 tuorli e ovviamente 12 pirottini che poi andremo ad imburrare con il burro che ci è avanzato e un po' di zucchero. Serve anche dello zucchero a velo, 240 sempre grammi. Allora, prima operazione da fare, sbattere le uova. Sbattiamo! Com'è bello spumoso! Il composto è spumosissimo! Capite cosa stai facendo? Sto imburrando i pirottini. Capito, ma se lo facesse lei? Ma ho capito, ma poverino, è già dentro questa... Ma poveri noi! Dopo aver sbattuto le uova aggiungiamo un po' di zucchero a velo e continuiamo a sbattere! Ma poveri noi! A questo punto aggiungiamo il nostro cioccolato con il burro fuso. Piano piano. E continuiamo poi a mescolare con la nostra frusta. Adesso mettiamo la farina e il cacao. Ok, adesso riempiamo i nostri pirottini per 2/3. E adesso li mettiamo nel barbecue. Bordons, dov'è che li dovevo mettere? Allora, sono accesi i bruciatori di destra e di sinistra, quindi al centro puoi metterli, sia sopra sia sotto, e li facciamo andare. Quanto li facciamo andare, Diana? Li facciamo andare una quindicina di minuti a 180. Ok. Ok, 15 minuti passati, vediamo un po' cosa è venuto fuori. Wow. Mettiamo sul nostro piattino. Voilà! Allora, il tortino sembra perfetto, adesso lo assaggiamo. Con anche un po' di gelato. Yummy! Buono, brava! Sì, ma lasciacene un po' però. No, mangio io. Ma poveri noi!